stati veramente artefici del complotto che scalzò i tiranni e fece nascere la democrazia. Così si raccontano. Armodio e Aristogitone, si diceva, avevano finalmente scacciato i tiranni e restituito la libertà. Nulla di tutto questo è vero in realtà. Tre giornate di seminari e dialoghi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli per rivedere criticamente nozioni storiche e convinzioni diffuse eppure false, e per raccontare intrighi e cospirazioni, reali o inventati, che hanno segnato alcuni snodi della nostra storia. Atene non era sicuramente il luogo ideale che Pericle ci ha restituito e che, ahimè, continuiamo a credere reale. Vi faccio soltanto un esempio. Quando si trattò qualche anno fa di scrivere il preambolo della Costituzione degli Stati Uniti d'Europa, il presidente francese Valéry Giscard d'Estaing prese proprio il discorso di Pericle per dire: questo discorso deve essere a fondamento dell'Unione Europea perché valorizza la democrazia. Prese tra l'altro una traduzione completamente sbagliata, perché qui avete sentito, nella democrazia si parla di tutela e di governo, non di governo del popolo, ma semplicemente dell'amministrazione fatta dai più, non dal popolo. Comunque sia, ancora oggi si crede all'assoluta veridicità e fondatezza di queste parole, che erano invece solo ed esclusivamente propaganda. La terza edizione del Festival Alla Prova del Tempo, dal titolo Storia con Complotti, ha indagato con strumenti rigorosi avvenimenti e personaggi del passato, ma anche credenze del nostro tempo, per svelare l'infondatezza di certe cognizioni e provare a ristabilire la realtà obiettiva dei fatti. Oggi lo sappiamo benissimo, con ideologia gender ci si riferisce soprattutto alle persone trans, agli adolescenti trans. Nasce, diciamo, a metà anni 90, ha una storia, diciamo, molto travagliata, perché negli ultimi 40 anni ha cambiato significato varie volte, però, diciamo, è nata a metà anni 90 intorno alle conferenze mondiali dell'ONU, prima Cairo 1994, poi Pechino 1995, per, diciamo, in qualche modo denunciare il fatto che i movimenti femministi transnazionali stavano mettendo al centro la questione dell'aborto, dei diritti riproduttivi, dell'autodeterminazione delle donne e anche della violenza domestica e della subordinazione delle donne in famiglia. Il Festival Alla Prova del Tempo, e in particolare questa edizione Storia con Complotti, Veri, Falsi, Finti, mi pare sia una straordinaria occasione per interrogarsi in modo competente, serio ma anche piacevole, su una delle questioni più radicali della modernità, che è il rapporto tra verità e finzione. È il grande tema della post-verità, della irrilevanza di una verità unica, ma della molteplicità di verità individuali. Beh, tutti questi, che sono questioni cruciali per il modo in cui siamo al mondo, devono essere attraversati col ricorso al metodo storico e al metodo filologico, che ha criteri che non sono poi molto diversi dal metodo sperimentale. Complotti politici, congiure di potere, invenzioni della propaganda hanno stimolato la riflessione critica degli spettatori, fra i quali numerosi studenti delle scuole superiori. Anche Dante, sommo padre della lingua italiana, subì un complotto, un sopruso giudiziario, che provocò il suo doloroso esilio da Firenze. Dante, che ha subito un complotto, perché il suo esilio è certamente l'esito di alcune dicerie, di un Dante che ha una grande sensibilità nei confronti di coloro che sono stati ingiustamente accusati per false dicerie. Ricordo almeno l'episodio di Pier delle Vigne, quello di Romeo di Villanova, quello di Boezio, a cui Dante dedica tanta attenzione nei suoi versi, ma è anche un Dante capace di diventare oggetto di dicerie. La straordinaria potenza realistica della commedia ha determinato immediatamente nei suoi primi lettori l'idea che Dante fosse stato realmente nell'inferno. C'è uno splendido racconto di Boccaccio che appunto ci dice di donne di Verona che sono impressionate dal colorito olivastro scuro e dalla barba e dai capelli neri, e che attribuiscono questi aspetti fisici di Dante al fatto che Dante è effettivamente stato tra le fiamme dell'inferno. A me ha colpito molto quando nello scorso luglio Trump cade vittima del tentativo di attentato, come alcuni operatori dell'informazione italiana abbiano subito preso la palla al balzo per accusare il Cremlino. Noi, quando parliamo di complottismo, pensiamo che ci siano delle categorie immuni. Nessuno di noi è immune dal complottismo. Le lezioni complete sono disponibili sui canali social del Festival.